Di già? Ok, let's go! Benvenuti, ovetti, nel mio nuovo Let's Play di Pokémon Scarlatto. Ovviamente mi chiamerò Tonks nel gioco, quindi eccoci qua. E possiamo cominciare la nostra avventura a Paldea. Anzi no, perché posso già modificare il mio personaggio. Ci metterò qualche minuto, quindi taglio. Eccoci qua. Non ho modificato quasi nulla, a parte il colore dei capelli e gli occhi, però sarà possibile poi modificare il personaggio quando volete nel gioco, quindi nel caso lo modificherò più in là. Confermo. Domanda di iscrizione. Accademia Arancia. Italiano, ovvio, nome Tonks. C'è il salvataggio automatico. Accademia Arancia. Apprendere dalla tradizione per raccogliere buoni frutti. C'è l'Aven! È arrivato il momento di entrare nel mondo dei Pokémon. Mi presento, io sono Clavel, il preside dell'Accademia Arancia. Paldea è una regione ricca di natura e di terre rigogliose. Una regione in cui vivono delle creature che chiamiamo Pokémon. Queste creature, avvolte nel mistero, si possono trovare ovunque in grande numero. Pomi! I Pokémon vivono dappertutto, nei mari, nei cieli e persino nelle nostre città. Noi viviamo in armonia con i Pokémon, aiutandoci a vicenda, come meglio possiamo. E l'Accademia Arancia è qui per insegnarle tutto ciò che ha bisogno di sapere su queste creature. Persone provenienti da ogni regione si riuniscono in questo istituto per imparare fianco a fianco. Ed è qui che gli allenatori si esercitano, lottando e crescendo assieme ai loro Pokémon. Tauros di Paldea. I nostri corsi sono appositamente creati per sviluppare il potenziale dei nostri alunni. Si unisca a noi per trovare nuovi amici, conoscere nuovi Pokémon e scoprire un nuovo lato di sé. Spero vivamente di averla presto qui tra noi, all'Accademia Arancia. Pokémon Scarlatto. E questa è casa nostra. Suppongo che su Pokémon Violetto le tende e il resto sia leggermente più viola? Ma non importa, alziamoci! Abbiamo letto abbastanza opuscoli, no? Inoltre è molto bello... no, fermi, ok, fermi. Opzioni, subito, velocità, veloce, salvataggio automatico, assolutamente no. Non riesco a vivere con sto coso attivato.
Stavo dicendo, è molto bello vedere una Nintendo Switch OLED qui sopra, perché io sto registrando dalla mia Nintendo Switch OLED. Bene, detto ciò, qui abbiamo il nostro cappello e il nostro zaino, che per il momento non servono a quanto pare. E questo è un... sì, è un peluche di Squovet! E c'è anche un... cuscino di Krogunk, insomma. Ah, che bello, finalmente. E c'è anche uno Squovet! Vero e proprio. Abbiamo un padre in questo gioco, abbiamo solamente nostra madre come al solito, vediamo un po'. Sì, sto muovendo la telecamera con la levetta analogica a destra, c'è nostra madre, ok. Mamma! Buongiorno, Tonks. Oh, ma ti sei già messo l'uniforme? D'altronde, oggi è il tuo primo giorno nella nuova scuola. Pensa che nemmeno io sto più nella pelle. Ma mi sa che dovremo avere un altro po' di pazienza, tesoro. La scuola mi ha chiamato per dirmi di aspettare ancora un po'. Pare che non sia ancora arrivata una cosa importantissima per le nuove matricole come te. Ah, deve essere quello che aspettavamo. Va un po' a vedere, Tonks. Per caso è un pacco del... Federic Store. La serie non è sponsorizzata dal Federic Store, però questo video, o meglio, in questo video... voglio ringraziare il Federic Store per avermi dato una copia di Pokémon Scarlatto. Quindi se vi interessano videogiochi Pokémon o carte Pokémon o gadget Pokémon, c'è il Federic Store. Non ho un codice sconto, però vi lascio un link in descrizione. E andiamo a rispondere alla porta. È permesso? Oh, mi faccia indovinare. Lei è il nuovo allievo Tonks, dico bene? Le chiedo scusa per il ritardo. So che non vede l'ora di immatricolarsi nella nostra accademia. Ah, ma che sbadato. Non mi sono ancora presentato. Io sono Clavel, il preside dell'Accademia Arancia. Oh, signor preside, non c'era bisogno di venire di persona. Sono responsabile dell'intera accademia e ciò significa che devo farmi carico di ogni errore. Comunque, ecco qui i documenti necessari per l'immatricolazione, nonché una spiegazione sulle varie strutture del nostro istituto. La ringrazio, ma davvero, non ce n'era bisogno. Beh, visto che ormai è qui, posso offrirle una bella tazza di tè? Ma no, non si scomodi. Tonks, la mamma ha un paio di cose da discutere con il preside. Tu vai pure in camera tua e preparati per la scuola. Mi raccomando, non dimenticare lo zaino e il cappello, va bene? Su via, signor preside, insisto. In tal caso, non vedo come potrei rifiutare tanta gentilezza. Di norma, do un altro tipo di voce alle persone vecchie nei videogiochi. Tipo questa qui, però consuma troppo le corde vocali e... credo che questa voce, quella molto rispettosa, abbia più senso per Clavel perché è un preside. Comunque questi... mamma mia, la gente che speculava Pokémon nuovi nei primi trailer, no. Erano CD di Pikachu e Chewtle. Vabbè, prendiamo lo zaino e il cappello e andiamo. Vuoi prendere lo zaino, certo? Premi il pulsante X per aprire il menu principale. Wow! Non lo sapevo, non l'ho fatto prima. Comunque, il dock della Switch è sporco o sono io? Vabbè, intanto abbiamo una bellissima mappa di Paldea. E non me la apri? Come osate mettere una mappa che non si può aprire? Vabbè, quando avremo il nostro Rotom Phone, sicuramente potrò controllare meglio la mappa. Comunque, sono qui. Oh, ora sì che sei pronto per il tuo primo giorno. Concordo, un aspetto distinto, degno di uno studente del nostro illustre istituto. Oh, ma che sbadato, oggi non è giornata. Quasi dimenticavo di darle la cosa più importante. Ma temo di non poterla consegnare qui. Seguitemi, andiamo un attimo fuori. La cosa più importante? Chissà di che si tratta. Usciamo, dai, c'è un sostituto là in alto! Io ce l'ho quel peluche! Ok, possiamo uscire.
Venite fuori, miei cari Pokémon. Di già? Il regolamento vuole che tutti i nuovi studenti ricevano un Pokémon. E ora è arrivato il suo momento. Scelga dunque quale tra questi tre Pokémon vorrebbe avere come compagno. Sprigatito, il Pokémon Erbagatto. Fuecoco, il Pokémon Fuocodrillo. Quaxly, il Pokémon Anatroccolo. Sono tutti e tre Pokémon davvero affettuosi. Non si separano mai da me. Oh? Che sorpresa! Pare che siano più interessati a lei che a questo vecchio preside, eh? Sono molto curioso di sapere quale sarà la sua scelta, ma per il momento devo andare. Un'altra studentessa mi attende. Io sarò in quella casa laggiù. Ci pensi bene, e quando avrà fatto la sua scelta, venga a riferirmelo. E adesso, vogliate scusarmi, i miei omaggi, signora. Non ho mai incontrato una persona così educata come il tuo preside. Che modi raffinati! E questi Pokémon sono tutti e tre dei tesori. Come si fa a sceglierne uno solo? Dato che il preside è stato così gentile da darti un po' di tempo, che ne dici di farti una bella passeggiata con loro, per conoscerli meglio? Vedrai, è il metodo migliore per saperne di più su di loro. Ah, prima che tu vada, tieni, ecco un piccolo regalo per festeggiare il tuo primo giorno. È il cellulare, no? Portalo con te quando vai in giro, d'accordo? Sì, Smart Rotom! Uno smartphone di ultima generazione, wow! L'iPod 17! No, aspetta, 9, giusto, sì, ok. È uno smartphone nuovo di zecca. Vediamo cosa dice il manuale di istruzioni. Se ti perdi, premi il pulsante Y, ma pensa, oggigiorno gli smartphone hanno persino una mappa, mica male. È una cosa standard, mamma. E ora vai, su, buona passeggiata. Mi sembra davvero di parlare con mia madre per quanto riguarda gli smartphone. Comunque, ecco qui i nostri starter. Dobbiamo raggiungere la casa di fronte, mentre passeggiamo con Sprigatito, Fuecoco e Quaxly. Ah, la scelta è stata difficile. Ho già scelto quale Pokémon prendere. Sono tutti e tre stupendi. Intanto non posso ancora correre e la cosa non mi piace per niente. Però non importa. E comunque, miei cari sviluppatori del gioco, pensate che io sia poco intelligente? Ho capito perché avete fatto questa animazione di "ah, i Pokémon mi accompagnano", è per far vedere la modalità Let's Go prima di fare la modalità Let's Go. Ah, comunque c'è un cartello qui. Vediamo. Dosilla. È il nostro... ah, ok. È il nostro quartiere, la nostra città, non importa. Ora possiamo però correre. Vero già una... c'è già una Tanaride volante, credo. No, aspetta. Non importa comunque. Poi parleremo dei raid Terra Crystal. Per il momento andiamo avanti e facciamo la nostra scelta. Sei tu l'allenatore di questi tre Pokémon? Oh no, non proprio. Tonks non ha ancora deciso quale Pokémon scegliere. Mi chiedo quale sarà il suo primo Pokémon. Beh, ciao! Sei nuovo di queste parti? È arrivato più in fretta di quanto pensassi. Bene! Signor Preside, ma quindi questo ragazzo è...
Esatto, lui è Tonks, un nuovo studente dell'Accademia. Allora ci avevo azzeccato. Ti sei appena trasferito vicino a casa mia, vero? Non vedevo l'ora di conoscerti di persona. Piacere, allora. Io sono Nemi. Di solito sto al dormitorio, ma siamo comunque vicini di casa. Ti va di diventare amici? No! Oh no, per caso ti ho spaventato? Scusa, a volte mi faccio prendere dall'entusiasmo e parlo troppo forte. Nemi è la rappresentante degli studenti, nonché un'abilissima allenatrice di rango campione. Ok. Io vado matta per le lotte Pokémon. Anzi, ho un'idea, facciamone una subito. Non perdiamo la calma. Presto sarete compagni di classe. Avrete tutto il tempo che volete per lottare e per conoscervi meglio, naturalmente. Eh? Saremo nella stessa classe? Forte! Allora sì che potremo lottare quanto ci pare. Ciò detto, caro Tonks, ha deciso quale Pokémon diventerà il suo primo compagno? Allora, è il momento, giusto? La scelta è stata ardua. Molto, molto ardua. Quindi, vieni a me. Sprigatito. Questo è Sprigatito, un Pokémon di tipo erba. Riesce ad adoperare la forza delle piante per assorbire grandi quantità di acqua. Vuole quindi scegliere Sprigatito, il Pokémon di tipo erba? Sì. Gna! Hai scelto Sprigatito. Soprannome ovviamente sì, baby. Sei maschio? Ok, perfetto. Avevo un soprannome di backup. Fosse stata femmina, però... Dov'è? Nicola. Lo so, farà stranissimo avere un nome normale. Però io ho un gatto, si chiama Nicola. Ho un altro gatto, si chiama Diana. Uno è maschio, l'altra è femmina. E la K è perché è più stiloso. Sembra proprio che Sprigatito si sia affezionato a lei, mio caro ragazzo. Questo è il suo primo Pokémon, pertanto mi auguro che se ne prenderà particolare cura. Beh, ora basta metterlo in una Pokéball per farlo riposare. Non ci posso credere, Tonks. Quindi hai scelto Sprigatito, eh? Beh, secondo me è la scelta perfetta. State super bene assieme. Signor Clavel, posso scegliere anch'io uno di questi Pokémon? Non ne ha ricevuto già uno quando è entrata a far parte della nostra accademia? In realtà no, avevo già altri Pokémon di cui mi stavo prendendo cura. Ma adesso vorrei allenare un Pokémon tutto nuovo, in modo da ripartire da zero, assieme a Tonks. Mi sembra un'idea eccellente. Penso che le farebbe bene mettersi nei panni di chi ha appena iniziato, come Tonks. E vai! Tonks ha scelto Sprigatito, quindi io sceglierò... lui! Vedrai, Quaxly, ci divertiremo un mondo io e te. E anche questa è fatta. Ora che abbiamo entrambi scelto un Pokémon, non ci resta che lottare. Ti aspetto giù alla spiaggia, ok? Appena sei pronto, raggiungimi lì. Forse la passione della nostra Nemi per le lotte è un po' troppo... ardente. Ma non ha scelto Fuecoco! Oh! Ma le consiglio di affrontarla. Sarebbe un ottimo modo per approfondire il legame con il suo nuovo Pokémon. Mi dispiace un po' per Fuecoco, che è rimasto qui. Però... pazienza, questa è la vita. Cosa divertente, quando ho urlato Nicola per Sprigatito, si è girato Nicola, il mio gatto. Quindi è bellissimo, succederà molto spesso. E dovessi urlare ogni tanto, Nicole! Non preoccupatevi, è normale. Lo chiamo così quando fa qualcosa che non dovrebbe fare. Con un Pokémon al proprio fianco, tutti possono essere allenatori. E, si sa, il compito di tutti gli allenatori è quello di lottare assieme ai propri Pokémon, in modo da farli diventare sempre più forti. Allora, Tonks, sei pronto a lottare? Ovviamente sì.
E vai, ci siamo! Non stavo più nella pelle. Vediamo, chi manderò in campo stavolta? Quaxly, no? Mia giovane Nemi. Mi raccomando, non si dimentichi che, per Tonks, questa è la prima lotta. Ha ragione, che sbadata. Stavo per tirare fuori la mia solita squadra, ma... mi sa che sceglierò un altro Pokémon. Il piccoletto di prima, magari. Tonks, spero che sarà una lotta fruttuosa. Capita? Perché l'Accademia si chiama Accademia Arancia! Ed eccola qui, parte la sfida di Nemi, allenatrice, con le lentiggini, che manda in campo Quaxly! Vai, Nicola! Versus! Questa è la tua prima lotta Pokémon, goditela, mi raccomando. Ciccia, questa non è la mia prima lotta Pokémon, mi chiamo Poketonks, sai quanti let's play ho fatto di questi giochi? Non importa, usiamo subito Fogliame perché è super efficace! Il tipo erba è forte contro il tipo acqua. Bravo, vedo che ne sai qualcosa. Forse ha un testo diverso. Se usate l'altra mossa vi dice: ehi, usa l'altra che è meglio. Comunque, usiamo un'altra volta Fogliame. E fine battaglia! Dammi tanta bella... ma Fuecoco ci stava guardando, che carino. Ora mi dispiace ancora di più però. Level up! Nicola, bravissimo. Wow, te la cavi bene. Non è mica da tutti vincere la prima lotta. Bravo, davvero ben fatto. Hai la stoffa per diventare tostissimo. Che ne dici di una rivincita veloce? Ci sono altre tattiche che vorrei utilizzare. Dai, su, dai! Se permettete, mi sembra che Sprigatito e il nuovo allievo Tonks debbano recuperare le forze. Ah, chiedo scusa. Mi sono lasciata trasportare dall'emozione. Perdonami, Tonks. E anche tu, Sprigatito. Ah, scialla. Grazie, Tonks. Sei gentile. Mi fa piacere vedere che abbiate legato così rapidamente, voi due. Sono certo che un'allenatrice di rango campione come lei avrà una quantità di consigli da dare al nostro nuovo studente. Sì, signore. A proposito, Tonks. Visto che sei le prime armi con i Pokémon, ti do una dritta. C'è un'app che ti sarà utilissima. Dammi il tuo smartphone, te la installo subito. L'app del Federic Store? No, ok, basta. Però ripeto, grazie Fede. Pokédex! Nel Pokédex vanno registrati automaticamente tutti i Pokémon che catturerai. È uno strumento indispensabilissimo per tutti i veri allenatori. Pensa che l'ha programmato il professor Zim in persona. Quando ero giovane io, dovevamo ricorrere alle buone vecchie carte penna per stilare i nostri Pokédex. Ah, oh, com'è cambiato il mondo. Sì, ti vorrei ricordare che su Legend Arceus era una cosa molto simile. Fortuna che avevamo l'Arceus Phone. Un Pokédex scritto a mano? Non riesco neanche a immaginare che faticaccia sarebbe. Appunto! Appunto! Era davvero un'esperienza diversa. Ma per quanto siano cambiati i tempi, il senso di meraviglia che si prova nell'incontrare un Pokémon, beh, quello non cambierà mai. E più Pokémon incontrerete, più riuscirete a crescere come allenatori e come persone. Spero che vi impegnerete al massimo per completare il Pokédex. Io adesso devo lasciarvi, ho ancora due cose da discutere con i genitori di Nemi. A proposito, mia cara Nemi, le sarei davvero grato se potesse mostrare la nostra accademia al giovane Tonks. E ci mancherebbe, lasci fare a me, preside. Eccellente. Nemi, liberai Fido? Boh? Che ne dici, piccoletto? Ci mettiamo in marcia? Forse farei meglio a concentrarmi sul Pokédex ogni tanto, invece di pensare solo a lottare. Ah, a proposito di Pokédex. Tu non hai ancora mai catturato un Pokémon selvatico, o sbaglio? Beh, allora prima di andare all'Accademia ti insegnerò io come si fa. Seguimi, dai! Premi il pulsante meno per aprire l'app Pokédex del tuo Smart Rotom. Allora, devo dirlo, ho adorato questa aggiunta del Pokédex.
Questo Pokédex... LeChonk! Ok, perfetto, un attimo. Questo tipo di Pokédex mi piace davvero davvero un sacco. Ovviamente gli starter non hanno un habitat, non si possono catturare un'altra volta nel gioco, però, però possiamo vedere la copertina della pagina del Pokédex. Al massimo gli altri starter me li farò scambiare solo per il Pokédex. C'è qualche strumento qua? Credo di no, ma là sopra spawnerà in futuro uno strumento, e lo so perché ho giocato alla demo a Londra. Ma ciao, tesoro. Ho sentito che Nemi ti sta accompagnando a scuola, giusto? Non si preoccupi, signora. Ci penso io a Tonks. Abbiamo la stessa età? Oh, ma che bello sapere che mio figlio si è già fatto un'amica. Ho dato un'occhiata all'opuscolo della scuola. Pare proprio che avrà degli eccellenti professori. Per non parlare di tutti i servizi che avrai a disposizione. Che meraviglia. E con Nemi al tuo fianco, vedrai che ti divertirai un mondo all'accademia. Ah, da oggi in poi vivrei al dormitorio, quindi voglio che tu mi prometta che mangerai come si deve. Scialla, mamma. Ecco, qui c'è il pranzo al sacco che ti ho preparato, e anche la tua paghetta. Mi raccomando, niente spese folli. Al massimo compro anche Pokémon Violetto. Scialla, mamma. Scialla. Panino, grazie. No! No! LeChonk! È nel mio panino, LeChonk! Ah, dimenticavo. Prendi anche queste. Pozioni. Nice. So cosa fanno. Usale se il tuo prezioso compagno di avventure si fa male. Insomma, oggi inizia la tua avventura lontano da casa. Ogni giorno avrà una nuova sorpresa. Andrai incontro a grandi successi e a momenti difficili. Promettimi che farai di tutto per viverli entrambi appieno. E ricordati che la mamma è sempre qui per te. Se sei stanco e hai bisogno di riposarti, passa pure da casa. Bene, direi che vi ho trattenuti abbastanza. Andate su e fate attenzione. Tua madre è proprio gentile. Ah sì, dovevo spiegarti come si catturano i Pokémon. Vieni, per di qua. Sapete, non so quando staccare il video. Per il momento andremo ancora avanti, perché voglio andare ancora un po' avanti con la storia. Al massimo il primo video sarà un po' più lungo, che ne so. Intanto laggiù c'è Nemi e tutorial di cattura tra 3, 2... Sentiero di Dosilla. Strumenti! Eccoti, Tonks. Qui comincia il sentiero di Dosilla. Ovvero, la strada da cui la nostra grande avventura avrà inizio. A differenza delle città, le strade campestri e l'erba alta pullulano di Pokémon selvatici. Se ti avvicini a loro, ti attaccheranno, ma niente paura, hai sbrigatito dalla tua. E se vuoi catturare un Pokémon, avrai bisogno di... una cara vecchia Pokéball. Ecco, te ne do qualcuna, visto che ne ho un sacco. Mostabor Ghetto. So già cosa è. LeChonk! Ah, tempismo perfetto. La pratica è meglio della teoria. Tonks, prova a lottare con quel Pokémon. Ed eccolo qui, LeChonk. Catturare i Pokémon. Basta premere il pulsante X. Quando la cattura non riesce, prima di tentare con un'altra Pokéball, prova ad infliggere danni al Pokémon selvatico. Tutorial, base, ma standard. Anche se sono abbastanza sicuro che il primo Pokémon sia una cattura al 100%, di norma lo è sempre. Dammi sembra Pokémon X e Y. Comunque, 1, 2, 3... LeChonk è stato catturato! Mua! Adoro LeChonk. Non come cibo, come Pokémon. Mi raccomando. Eccolo qui nel Pokédex, il Pokémon Porcellino. Soprannome. Allora, non ho scelto ancora il team completo che porterò fino alla fine del gioco, quindi per adesso tu sarai LeChonker. Perché LeChonk, ma di più. Pokédex! Eccoci qua. Sfortunatamente niente dati su Quaxly, ma pazienza. Oh, grandissimo. Successo al primo colpo.
Io faccio un po' pena nella cattura. Magari puoi insegnarmi qualcosa tu, Tonks. Comunque, non è detto che la cattura riesca al primo colpo, quindi è meglio che ti porti dietro qualche altra Pokéball. Mi dai altre Pokéball? Grazie! Servono queste! In ogni caso, il trucco è semplice. Indebolisci il Pokémon e poi lancia una Pokéball. Facile, no? Ricordatelo sempre. La formula è un po' diversa. E ora che sai come si lotta con i Pokémon selvatici e come si catturano, facciamo un po' di pratica. E la faremo andando fino a quel faro. Dall'assù si vede anche la nostra scuola, sai? Nell'erba alta, nelle grotte e in altri luoghi troverai dei Pokémon selvatici. Wow! Vagli incontro per dare inizio a una lotta. Rivolgiti verso un Pokémon selvatico e premi il pulsante ZR per lanciare una Pokéball e dare inizio alla lotta. Attenzione! Però, non vuol dire provare una cattura. Questa è una cosa che non ho apprezzato. Cioè, c'era il sistema di catture di Leggende Arceus. Perché toglierlo? Non ha molto senso. Però sì, ZR lancia una Pokéball. È possibile anche mirare con ZL un Pokémon. Rientra Sprigatito, grazie. La modalità Let's Go si fa con R, vero? Sì, esatto. In questo caso Sprigatito farà quello che gli pare. Può lottare anche contro altri Pokémon selvatici. Mirare un Pokémon si fa così, vero? Tipo? Esatto. Possiamo mirarlo. E poi Monstabur con ZR. Eccolo qua. Questo è un altro nuovo Pokémon. È un... Dai, nome. Com'è il nome? Tarantula. Un Pokémon coleottero. Usiamo fogliame. Oh no, fogliame non è molto efficace. Come faremo mai a catturare questo Pokémon? Visto che sicuramente è molto complessa la cattura di un Pokémon del primo percorso. Lo catturo solamente per sfizio. Stavolta non darò un soprannome a questo Pokémon. Lechonk è solamente perché era Lechonk. Cattura effettuata. Basta così. Voglio andare ancora un po' avanti però. Poca esperienza, sfortunatamente, pazienza. Pokédex, grazie mille. Tarantula, il gomitolo che avvolge il suo corpo è talmente elastico da far rimbalzare le falci di Scyther. È un difensore, quindi. Per adesso no, il soprannome. E intanto entra anche tu nel Pokédex. Mi piace molto questo stile, però. L'ho già detto prima, lo so. Filo di Tarantula, chissà se servirà a qualcosa il filo di Tarantula. La risposta è sì. Hoppip, ok, quindi abbiamo già altri Pokémon erba. Lo ammetto, di norma il tipo erba... È un tipo abbastanza comune nei primi percorsi. Il tipo più, tra virgolette, raro sarebbe il tipo fuoco. Infatti io di norma consiglio il Pokémon fuoco per cominciare l'avventura, proprio perché di norma è più facile andare avanti con un Pokémon fuoco a inizio gioco. Mi raccomando, il tipo acqua è il tipo più comune tra tutti i tipi di Pokémon, quindi magari consiglierei anche un po' meno quello. Però non importa. Baccaliegia, sì, abbiamo trovato uno strumento brillante che non aveva il fascio rosso. Non è un problema però. Allora, direi che ho trovato anche un ottimo strumento chiamato Revitalizzante. Di andare qui avanti e vedere se magari c'è qualche altro Pokémon. La cura autonoma. La cura autonoma permette di usare automaticamente gli strumenti della borsa per curare i tuoi Pokémon. Per utilizzare questa funzione, seleziona un Pokémon dal menu principale e premi meno. Ok, è una cosa che si può fare, però prima le nature. Sprigatito, sei neutro? Sì, è... Wow, ok, perfetto. Ho un'immensa fortuna io con le nature degli starter. O sbaglio, in tutti quanti i miei Let's Play Pokémon. Allora, Tonks, come va con le catture? Vediamo un po' cosa hai preso. Ma che... cos'è stato? Non ho mai sentito questo verso. Potrebbe trattarsi di un Pokémon forte. Forza, Tonks. Proviamo a scoprire da dove proveniva. Occhio, però. Da queste parti c'è una grotta pericolosa. Fossi in te, la eviterei. Lo Smart Rotom dispone di speciali funzioni di sicurezza, ma fai comunque attenzione a non finire giù dalla scogliera. Mi sa che questo è un ottimo punto per fermarci, insomma. Voglio solamente prendere questi ultimi strumenti perché non si sa mai, meglio sempre essere preparati con tutto quanto. Qui abbiamo un'altra pozione, per esempio. Poi dietro quest'albero c'è... cos'è? Un'altra pozione. Ok, e questo qui è un etere, perfetto. Allora, nella prossima parte di Pokémon Scarlatto vedremo l'origine del verso misterioso. Quindi, see you next time, baby.